Voltiamo pagina, parliamo di Casamini e della Mini elettrica negli Stati Uniti, perché il ristorante Casa Bella a Montclair, nel New Jersey, è stata la sede per l'ultimo Mini e Nord-Est Meetup prima che le vetture debbano essere restituite. Dopo 2 anni, l'avventura Mini E della BMW si sta avvicinando alla sua fine. L'auto può sembrare un vecchio cappello a gente come Tom Malone, che ha totalizzato oltre 65.000 miglia sulla sua Mini E e che ha ospitato l'evento nel suo ristorante. Ma per i passanti che si fermavano per controllare le auto è ancora tutto nuovo. Le prime 3 domande rimangono: fin dove può andare? Davvero non usa il carburante? E quanto tempo ci vuole per ricaricare? La Mini E è stato un esperimento scientifico. BMW ha adattato 450 Mini Cooper di serie per il mercato statunitense con una batteria e drive system AC Propulsion. Il sistema di azionamento è un T0 adattato. Nella Mini E il motore produce 150 kW e trasmette la potenza alle ruote anteriori attraverso un cambio Mini modificato. Per ottenere l'autonomia massima di 100 miglia, 160 km, gli ingegneri hanno dovuto sacrificare il sedile posteriore per fornire lo spazio per la batteria che ospita 5.088 celle agli ioni di litio. Al Mini E Meetup americano, Marian Heilrug e Hugo Van Grim di BMW USA hanno condiviso storie con gli affittuari delle Mini E, ingolosendoli con frammenti di informazioni relative all'Active E BMW, basato sulla BMW Serie 1. Era chiaro che praticamente tutti i driver Mini E sono pronti a firmare il contratto di locazione per averla. Non sappiamo comunque con certezza quando saremo in grado di prendere in consegna, presumibilmente la prima auto Active E arriveranno negli Stati Uniti a dicembre, ma abbiamo sentito che ci sono alcune macchine di prova in viaggio verso gli Stati Uniti in questo momento, hanno dichiarato. Quindi, quali sono le prospettive per le nostre Mini E? Alcuni le vedrebbero esposte nei musei, altri le farebbero tornare in Germania per ulteriori test di laboratorio, ma il resto farà la fine di tutti gli esperimenti automobilistici, saranno smontate e rottamate. Questo risparmierà alla BMW la necessità di fornire parti di ricambio e supporto per gli anni a venire e per una vettura che esce dal cosiddetto mercato, che è un mercato per modo di dire perché era una vettura che si sapeva è all'interno di un progetto ben preciso con un numero limitato di vetture, ce n'è un'altra che è pronta per uscire in produzione. Si tratta della Chevrolet Spark EV e noi la vediamo in questo prossimo servizio. Chevrolet ha annunciato che la Spark, in versione elettrica, verrà lanciata nel 2013 e sarà equipaggiata con un motore elettrico a induzione a magneti permanenti da 85 kW. General Motors, nel comunicato ufficiale, sottolinea come negli ultimi tempi le conoscenze dell'azienda nel settore delle batterie è aumentata considerevolmente, frutto anche della messa in produzione della Volt e della sua cugina europea Opel Ampera. Le strutture aziendali e le risorse dedicate alla ricerca nel settore delle batterie è sensibilmente aumentata, allo stesso modo in cui è aumentato l'investimento nel settore dei motori con l'impianto pilota di Wixom, nei pressi di Detroit, nel quale vengono messe a punto determinate caratteristiche del propulsore e le tecniche di produzione di serie, che avverrà invece a White Marsh, nello stato del Maryland, vicino Baltimora, a partire dall'anno 2012. Larry Nitz, GM Executive Director of Vehicle Electrification Engineering di General Motors, ha dichiarato che, per rispondere alle esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo, dobbiamo incrementare lo sviluppo e la produzione di veicoli con motori elettrici. Attualmente sono già molti i modelli GM che adottano un motore elettrico per la propulsione: Chevrolet Volt, Chevrolet Malibu Eco, Chevrolet Silverado Hybrid, Buick LaCrosse e Assist, Buick Regal e Assist, GMC Sierra Hybrid, GMC
GMC Yukon and Yukon Denali Hybrid ed infine anche il grande SUV Cadillac Escalade Hybrid. Ma dove General Motors ha intenzione di costruire il suo primo nuovo modello All Electric Car dopo il compianto EV1? L'unico impianto di assemblaggio capace di produrre sia la Chevrolet Spark 2013 a benzina che la versione diesel è a Changwon, in Corea. Un portavoce di GM Corea ha detto che l'azienda non aveva alcun prototipo Spark EV in loco e che il sito di assemblaggio finale non era ancora stato deciso. Ma in realtà ci sarebbe una risposta molto facile e scontata a questa domanda. GM importerà veicoli Spark senza motore, conosciuti come Allianti, dalla Corea agli Stati Uniti e aggiungerà le batterie, i motori elettrici e l'elettronica di potenza in un sito di assemblaggio da qualche parte nel paese. Questo è lo stesso procedimento usato da Azure Dynamics per elettrificare il piccolo veicolo commerciale Ford Transit Connect, trasformandolo nel modello Transit Connect elettrico, ora in vendita in piccole quantità per gli acquirenti aziendali. In questo modo ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, non cambiate canale e ritorniamo tra pochissimo con Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.